guai, mio caro Alastor, ti pentirai, lo vedrai, tutto è nuovo ormai. Puoi dire addio al vecchio status quo, ora si va in onda! Andiamo in diretta in 3, 2, 1, la prima notizia riguarda un relitto del passato che è stato visto zompettare in città dopo 7 anni di assenza. A qualcuno è mancato, qualcuno l'ha notato, ne parleremo più tardi. Quindi il demone della radio è tornato, cosa vorrà quel dannato? Mi chiedo che cosa avrà in mente. Fortunatamente ho nuove notizie, un fossile, un dimenticato. E non voglio essere sgarbato. Ma che è un codazzo! Sono imprescindibile, rubarmi la scena è impossibile. Io visibile, lui inascoltabile. Se gli dai retta tempo sprecherai, fossi in te non lo farei. Caro Alastor, se te ne vai, a nessuno mancherai. Mentre stava in radio, siamo passati al video e su Maria son di vecchia oramai. La TV ora va forte e di lui chi se ne fotte. Ben trovati, quanto tempo siamo live. Lo so che vi sono mancato e un po' di stile ho riportato. Ci voleva proprio un broadcast, dannati, gioite. Voi non ascoltatelo. Non certo un curioso e mediocre video podcast. Ma dai, forse insicuro non piace a nessuno. Svolato da una moda all'altra non funziona niente. Sì, zitto cane. E oggi il suo format è cambiato. Io sono il futuro, lui è una merda del passato. Davvero Fox è abile. Nessuno si è mai chiesto se fosse il merito vasto da sua entourage. Fanculo. E chi l'avrebbe detto mai? Ha chiesto a me di unirsi a lui. Cazzata. L'ho respinto e ne fa un dramma tutto qua. Sei solo un vecchio di merda. Conoscerai la sua sofferenza. Oh, c'è un'interferenza. Io ti odio. Temo che tu abbia perso il segnale.